Come uno stupido, ovviamente ho dimenticato il microfono acceso, mi si è scaricata la batteria e quindi non so come sarà l'audio di questo video. Sto cercando di farlo comunque al meglio possibile, lo elaborerò molto per cercare di rendervelo più piacevole che posso, perché lo sto riprendendo col cellulare che non è malaccio, è l'audio del cellulare, però a differenza di un microfono dedicato come il lavalier, prende tutti i suoni della stanza e quindi potrebbe esserci un po' di eco. Non so, finché non edito il video non saprò come verrà, ma comunque non sarà una super schifezza, perché comunque il cellulare ce l'ho qui vicino, ma magari sentirete un po' di eco. Allora, intanto buone feste a tutti, spero le stiate passando bene tutti quanti, felici in famiglia, con salute ovviamente anche. E in questo video vado a parlarvi di Taverna Paradiso, film scritto, diretto ed interpretato da Sylvester Stallone, che dei suoi è uno dei miei preferiti in assoluto. Se ne parla molto poco perché lo scrisse prima di Rocky, ma adesso facciamo prima la sigla, poi ne parliamo. Allora, nel 1977 Sylvester Stallone scrive questo romanzo che è Paradise Alley, in originale da noi appunto Taverna Paradiso, e cerca di farselo pubblicare. Lui è povero come lo schifo, lo sappiamo già dalla storia del primo Rocky, e non riesce però a trovare nessuno interessato alla pubblicazione, no? Se non che poi scrive Rocky, non senza fatica riesce a tirare fuori, diciamo, a raggiungere l'accordo per fare il film, e quando Rocky spopola, diventa famosissimo, cominciano ad interessarsi anche a quello che lui aveva scritto prima e ne fanno un film, appunto Taverna Paradiso. È un film che racconta uno spaccato del post-recessione economica in America degli anni 30, siamo intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi attorno al 46, e racconta di questi tre fratelli, Cosmo, Lenny e Victor, che nella povertà cercano di arrabattarsi come possono. No? Allora, Cosmo, che è quello interpretato da Sylvester Stallone, è un tipo classico bullotto, nulla facente, sempre o in taverna a bere e a scommettere o per strada, cerca comunque di arrabattare un po' soldi come può. Non ruba, però cerca un po' di fare quei magheggi, non so, tipo a prendere, a comprare, di vendere queste cose qua. Insomma, vive un po' di ciò che trova, ecco. Lenny, che è un reduce di guerra ed è storpio, non riesce a lavorare, e poi c'è Victor, che è il fratello grosso, proprio molto grosso, no? Che però ha un lieve ritardo mentale, proprio lieve, 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 non è proprio stupido, è uno di quelli che diventa uno yes man involontario, nel senso è abbastanza facile da manipolare, molto facilone. È un po', per fare un parallelo, uno Sheldon, ma molto meno cagacacchio, ecco. Bene, questi tre fratelli appunto che cercano di tirare avanti, se non che Victor, quello stupido, è l'unico che lavora, trasporta il ghiaccio, non so se sapete, ma all'epoca il ghiaccio si trasportava su dei furgoni e veniva tirato proprio giù a blocchi enormi, no? E succede che mentre sono in taverna, no, tutti e tre i fratelli, a un certo punto Stallone vede il campione di wrestling che è lì che sfida tutti a braccio di ferro, no? Guarda suo fratello Victor, che è enorme di fama, perché non provi a fare braccio di ferro, proviamo a scommettere, magari tiriamo su qualche soldo, no? Ovviamente il fratello è uno yes man, per il fatto del suo lieve ritardo mentale, accetta. Però si capisce che a Stallone non è che gliene freghi molto del fratello, vuole solo fare soldi in quel momento, no? Victor vince e da lì a Stallone gli viene l'idea, dice: ma scusami, ma visto che comunque tu sei così forte che addirittura batti il campione di wrestling a braccio di ferro, perché non pianti il tuo lavoro e non ti metti a fare il wrestler, no? E da lì comincia, diciamo, la trama, perché sti tre fratelli cominciano a bisticciare, non tanto Victor, che poverino è lui che ascolta sempre muto, ma c'è sta disputa riguardo questa cosa tra Cosmo e Lenny, perché Lenny, che è lo storpio e sa che cosa vuol dire venire menomati, dice: ma tu non puoi, cioè tu sei scemo, per i soldi tu vai a far ammazzare di botte tuo fratello, non è neanche preparato, cioè sarà anche forte, grosso, ma lo vedi com'è, non è una persona che ci sta con la testa, no? Cioè tu cerchi di sfruttarlo sulla pelle di tuo fratello, e diciamo che bisticciano per questa cosa qui. Però poi Cosmo riesce a convincere Victor a andare sul ring, anche perché c'è una sliding doors favolosa, resa secondo me in maniera magistrale, che concettualmente non invecchia di un secondo, non è mai invecchiata di un secondo, è eterna quella cosa lì, no?
ovvero quando deve fare una consegna del ghiaccio a un certo punto, non mi ricordo se è l'ultima che c'è, cioè, tipo l'ultimo cliente che gli è rimasto, poi, comunque sta di fatto che arriva davanti alla porta dove deve consegnare il ghiaccio, bussa. Cioè non bussa neanche, non arriva neanche a bussare perché trova un cartello sulla porta che dove c'è scritto da oggi non vogliamo più il ghiaccio, no? Poi dice ok, può capitare. Se non che lui per arrivare lì a quella porta aveva fatto non so quanti gradini, non so quanti piani a piedi con tutti sti chili di sto enorme blocco di ghiaccio sulla schiena. Lui si gira, guarda i gradini e proprio a rallenti butta giù tutto il blocco di ghiaccio che si frantuma in mille pezzi, no? Socialmente quella scena è attuale e non muore per il semplice fatto che è proprio uno spaccato eterno della società, soprattutto consumistica, dove a nessuno di noi gliene frega dell'altro. Cioè noi siamo capaci di andare il 24 pomeriggio a fare la spesa e a rompere le palle alla cassiera perché c'è qualcosa che non va sullo scaffale, perché non sono messe bene le cose sullo scaffale. Adesso io queste cose non le faccio, ma so che c'è gente che le fa. Perché tu quel cartello lì sulla porta nel non vogliamo più ghiaccio, sapendo quanti gradini doveva fare, potevi anche farglielo trovare giù, potevi fargli arrivare il messaggio in un'altra maniera prima che facesse tutti quei gradini, no? Ed è sempre attuale questa cosa qui del non me ne frega niente del lavoro degli altri, perché mi devo sbattere a fare i gradini per andare giù e mettere il cartello? Guarda, te li fai tu su e lo reggi, no? Chi se ne frega se poi te li sei fatti con un blocco di ghiaccio da non so quanti chili sulla schiena. È attualissima quella scena ed è meravigliosa, resa proprio a rallenti del lui che proprio butta giù il ghiaccio e dice ma vaffanculo e basta, cioè io questa vita qui non la posso più fare, no? E quindi decide di accettare di andare sul ring e c'è sempre questo attrito tra Lenny e Cosmo del fatto che il fratello, per quanto sia bravo e vinca, prende sempre un sacco di botte prima, no? Se non che a un certo punto c'è il ribaltone. E qui c'è la genialità del film, no? Quando Lenny vede che cominciano ad arrivare soldi, pensa, però, cavolo, cioè, stiamo guadagnando, no? E comincia a cercare di voler fare il manager al fratello di qua e di là, no? Mentre Cosmo, che all'inizio non gliene fregava molto, ma quando comincia a vedere che il fratello c'è sempre tumefatto e neanche troppo. Cioè che sembra non capire molto quello che gli succede attorno, no? Il fatto che comunque sta venendo, prima veniva sfruttato da lui, adesso viene sfruttato da Lenny, Cosmo comincia a fare un passo indietro e dire no, però aspetta, cioè, lo stanno ammazzando. E lo stanno ammazzando perché lui, poverino, dice sempre sì, no? Ora, la storia si svolge tutta su questa cosa qui, su questo rapporto di questi tre fratelli che cercano di tirare avanti. Non vi spoilerò il finale del film, vi invito a recuperarlo anche se non è semplice trovarlo in giro, perché anche se scrivete su Amazon Prime, Amazon Video, che ogni tanto, cioè ogni tanto, sempre quando voi mettete il titolo, anche se non è su Amazon Video, ve lo mette comunque, vi dice dov'è, no? Se c'è in qualche servizio, qualche altro servizio a pagamento, non c'è, non lo trovo. Quindi sullo streaming legale non l'ho trovato. Se lo trovate nei cestoni, DVD, Blu-ray, queste cose qua, non dovrebbe costare tanto, perché sarà un film comunque molto vecchio, però ve lo consiglio veramente caldamente, perché diciamo che il personaggio di Stallone è già quello poi che vedete nel primo Rocky, come ho già detto, quindi diciamo che avete più o meno già un quadro. Era già doppiato da Ferruccio Amendola, perché comunque il film è uscito dopo il primo Rocky, che nel primo Rocky lui non era doppiato da Ferruccio Amendola, però dal secondo in poi sì, e già comunque Ferruccio Amendola qui lo stava doppiando, migliorandolo di parecchio, perché comunque già all'epoca è un po' migliorato, lui come Schwarzenegger sono un po' migliorati poi nel tempo, però all'epoca proprio Stallone a recitare in originale era ascoltabile. Cioè io ho ancora nella mente quel monologo di Rambo finale in originale osceno, non lo sa proprio fare, mi spiace. Quindi lui da Ferruccio Amendola, che comunque anche lui era un po' impastato, no? Aveva quel difetto di pronuncia un po' impastato come lui in originale. Però a livello recitativo era un altro, cioè un altro pianeta, Amendola. Tra l'altro, nella versione italiana qua fanno una cosa molto divertente, perché lui alla ex moglie di Lenny dice a un certo punto: non mi parlare così perché dici in inglese I am sensitive, che vuol dire sono sensibile, no? Quindi mi ferisci. Però lo dice con un piglio talmente, non è che lo dice da cane bastonato, da uno che si sente veramente ferito, lo dice un po' sostenuto, no? Che in italiano non hanno messo sensibile, ma hanno messo sensitivo, che non è un errore, è che fa ridere, perché lui comunque venendo dalla strada sembrava proprio che si bulli del fatto di sapere un parolone e poi invece sta sbagliando parola, no? Posso dire sono un sensibile, cioè, non mi fare questo perché io sono un sensitivo, cioè fa ridere un po' la cosa, no? Quindi diciamo che una volta tanto il doppiaggio originale, cioè il doppiaggio italiano ha migliorato l'originale per il fatto che comunque la nostra lingua in alcuni punti ha più sfumature, quindi per loro il sensitive è sia sensitivo che sensibile, noi abbiamo
due strade diverse, quindi nel momento in cui dici sono sensitivo al posto di sono un sensibile, fa ridere perché sbagli termine, però si capisce che cosa intendono. E non aspettatevi chissà che di regia o di fotografia in questo film qua, è uno di quei classici film anni 70 fatto con poco budget, dove la fotografia è quella classica dei vari film di Bud Spencer dell'epoca, dove nelle notturne fuori c'è il mega farone che illumina tutto, negli interni sono tutti tipo illuminati a taverna, cioè con i lampadari bassi, queste cose qua, quindi non aspettatevi chissà che. Diciamo che ci sono prodotti che vivono magari con una storia che non è niente di che, ma poi vengono messi in scena in maniera straordinaria, come il primo Alien, ad esempio, dove la storia era banalotta, non era niente che non si fosse già visto. Già nella Cosa da un altro mondo c'erano pochi chiusi che venivano sterminati da un alieno, poi John Carpenter pretende riprese con il remake, no? Qui non era niente di nuovo, ma era la messa in scena che elevava Alien a capolavoro. Qui c'è l'inverso, non c'è chissà che volo o archibugio tecnico, però c'è una storia molto carina. Non voglio dire che questo film sia un capolavoro, ma secondo me è uno dei migliori che Stallone ha sfornato. Tra l'altro è fatto tutto interamente da lui, cioè proprio a livello produttivo è tutto suo, è un prodotto autoriale perché lui l'ha scritto, lui l'ha sceneggiato, lui l'ha recitato e lui l'ha diretto. Un po' come Rocky IV, con la differenza che Rocky IV è una merda, questo film qui è comunque venuto, secondo me, molto bene. Reperitelo se non lo conoscevate, se lo conoscete fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto ovviamente, ditemi cosa ne pensate nei commenti, ci sentiamo alla prossima.